Questo video è parte di una serie di interviste a persone che fecero o hanno fatto più recentemente da mediatori culturali per la ricezione di Virginia Woolf in Italia. Interviste che svolgerò per il mio progetto di ricerca Virginia Woolf and Italian Readers, finanziato dall'Unione Europea con una borsa Marie Curie nell'ambito dei programmi di ricerca e innovazione Horizon 2020. Oggi intervisto Antonio Bibbò, attualmente ricercatore di lingua inglese all'Università degli Studi di Trento e già Marie Curie Fellow, con un progetto sulla ricezione della letteratura irlandese in Italia, correggimi se sbaglio, che oggi intervisto però in qualità di traduttore di Virginia Woolf, perché infatti nel 2015 è uscito nella collana dei classici universali Feltrinelli Gli anni di Virginia Woolf, tradotto e curato da Antonio Bibbò. La prima domanda che ti rivolgo dunque è: come nasce l'idea del progetto? Cioè, arriva da una richiesta dell'editore Feltrinelli? Arriva da una tua idea di tradurre questo romanzo? No, nasce da una mia idea, nasce da un progetto personale che risale agli anni della tesi dottorato, che sì, quindi praticamente 5-6 anni prima della pubblicazione di questa traduzione. Innanzitutto nasce perché ho un interesse molto forte per i romanzi modernisti corali, i romanzi con diciamo, più che un gran numero di personaggi, romanzi in cui manca un protagonista, manca un personaggio centrale, per dirla brevemente. Questo è uno dei romanzi che diciamo, nella tesi entra solo un po' lateralmente, perché su Virginia Woolf, per Virginia Woolf lavorai soprattutto sulle onde, su The Waves. Di cosa si occupava la tua tesi? Sì. Appunto i romanzi corali modernisti. Chi? Joyce, Dos Passos, appunto Virginia Woolf con The Waves, alcuni romanzieri realisti francesi, post-naturalisti diciamo francesi. Okay. E quindi insomma un po' quell'ambito lì, sia per una questione di equilibrio, diciamo, quindi già di Virginia Woolf stavo parlando di The Waves, sia per una questione anche di casualità, in qualche modo ho cominciato a lavorare prima The Waves e poi man mano mi sono reso conto di quanto questo romanzo avrebbe potuto rappresentare un po' un contraltare anche alla coralità lirica, diciamo, di The Waves. Questa è una coralità molto più sporca, disordinata, molto più realista e molto più vicina forse anche al modello di Joyce, al modello di Dos Passos. Quindi insomma per qualche anno ho avuto una specie di debito nei confronti di questo romanzo, che anche poi dal punto di vista più maniera più spassionata possibile, anche il mio preferito di Virginia Woolf, forse assieme a To the Lighthouse, mm-hmm. Però sicuramente quello che su cui ritorno con più piacere. Avevo appena da poco, diciamo, finito un master in traduzione, entrato in contatto con il curatore dei classici per Feltrinelli, e si trattò di fare un paio di proposte che per fortuna vennero accettate entrambi. In entrambi i casi, in qualche modo, vestivo panni femminili. Da una parte c'era appunto prestare la voce a Virginia Woolf, nell'altro caso era Moll Flanders, Lady Folk, infatti poi è stata la mia seconda traduzione con loro. Quindi sì, diciamo è stata una mia proposta, dovuta anche al fatto che, come sicuramente sai, insomma, che fino ad allora l'edizione Garzanti, se non sbaglio, di De Angelis era fuori commercio da decenni. Sì, era fuori commercio da decenni, oltre al fatto che comunque era un'edizione che andava ripresa sicuramente, poi magari parliamo dopo. Ecco, infatti sì, ti interrompo perché proprio volevo farti una domanda a questo proposito, cioè ti confrontavi con un traduttore importante, cioè ricordiamo De Angelis è il traduttore dell'Ulisse, è stato per decenni in Italia il traduttore dell'Ulisse di Joyce, e tu hai affermato
in una precedente intervista che mi hai rilasciato, quindi ci autocitiamo, la traduzione è un lavoro collaborativo in tutti i sensi e i collaboratori non devono per forza essere vivi. Mi piaceva questo pensiero e quindi ti chiedo quanto ha collaborato De Angelis col tuo lavoro e quanto ha collaborato Paola Faini con la nuova traduzione che aveva fatto per Newton Compton, se hanno collaborato in qualche modo. Sì, no, allora è chiaro che quella era un po' forse una butade, insomma, nel senso che sì, è vero, i collaboratori sono fondamentali, sia quelli vivi che quelli morti, nella traduzione, anche perché poi il nostro primo collaboratore peraltro è l'autore, insomma, proprio in senso stretto, il coautore, il nostro coautore in qualche modo. Certo, loro sono un po' più autori di noi, ma sono comunque coautori delle opere che noi firmiamo proprio in termini di legge. E per quanto riguarda appunto gli altri traduttori, io non guardo mai le altre traduzioni, non le guardo mai sicuramente mentre sto facendo la mia traduzione. In alcuni casi ovviamente resta il ricordo delle traduzioni che ho già letto. Certo. Insomma, in questo senso credo che la memoria che abbiamo, anche inconsapevole, la memoria che abbiamo della vecchia traduzione, delle traduzioni passate, sia in un certo senso incancellabile. Sì, per certo. Quello il vecchio traduttore è comunque un collaboratore che lo usiamo, tra virgolette, in maniera da plagiare, insomma, oppure che semplicemente, volenti o volenti, ricordiamo qualcosa in maniera inconsapevole. Con questo mi sono confrontato molto nella mia ultima traduzione di The Importance of Being Earnest, perché in quel caso ancor più si trattava di un testo che avevo anche studiato, le cui traduzioni avevo anche studiato, quindi non potevo far finta che non ce ne fossero. Certo. Per quanto riguarda De Angelis, però, ecco, diciamo che non è stata una collaborazione così stretta, ecco, è stato molto più ingombrante, in qualche modo pavese per Moll Flanders, in questo senso, anche perché devo dire che la traduzione di De Angelis, da certi punti di vista, forse tradisce lo status di Virginia Woolf negli anni, adesso se non sbaglio, metà anni 50, quando lui traduce The Years per la prima e unica volta, appunto. Ho avuto modo appunto poi di andare a guardare un po' la sua traduzione, sembra un po' una traduzione in cui, pur scritta benissimo, con la penna che De Angelis aveva, che è inconfondibile, che ha davvero reso la sua traduzione bellissima, un capolavoro da tanti punti di vista, però è una traduzione che spesso si arrende alle difficoltà e ci passa accanto, sì. Insomma. E che soprattutto, adesso non voglio, forse è una traduzione che rivela appunto più lo status di Virginia Woolf in quegli anni in Italia, ancora molto lontana dalla canonizzazione, quindi che forse ispirava nel traduttore anche un rispetto meno forte di quello che poi meno è un approccio meno stratificato, meno sfumato, meno attento ai dettagli, che poi è quello che De Angelis avrà pochissimi anni dopo con Ulysses Joyce. Quindi non è un problema del traduttore, secondo me, è un problema della di quello che significava Virginia Woolf nel 55-56, insomma, sì. In Italia. Perfetto, ti ringrazio. Senti, questo è un romanzo che ha una forte componente saggistica, ne parli molto bene nella tua lunga postfazione e tu spieghi come Woolf ha smorzato questa componente saggistica nella stesura, tanto che appunto dal progetto iniziale nascono poi due fratelli che sono gli anni, o sorelle, un fratello e una sorella. Gli anni e le tre guinee. Come hai lavorato per rendere questo stile più
fattuale, diciamo, di Woolf, che è molto diverso da quello che c'è nelle altre sue opere. Tu dici una cosa che mi sono segnata nella tua postfazione, dici: dopo il tour de force linguistico delle onde, in cui la ripetizione dell'espressione aveva un valore soprattutto musicale, qui si insiste ancora di più sul valore sociale delle parole, sul diverso significato che assumono nel personaggio, da un personaggio all'altro. Come hai lavorato su questo aspetto? Questa è stata la parte forse più complessa da certi punti di vista, ma anche la più entusiasmante, diciamo, la più divertente anche, insomma, da affrontare. In particolare perché sì, è vero che da un certo punto di vista Virginia Woolf in questo romanzo cerca di andare oltre appunto quel tipo di orchestrazione sinfonica che c'era in The Waves, ma non la lascia completamente alle spalle. La cambia di segno e lo fa in due modi molto precisi, molto particolari. Innanzitutto, sia da un punto di vista della prosa rarefatta in qualche modo, che appartiene alla quasi totalità di The Waves, se non poi a tutto il romanzo, che in realtà ha dei momenti molto, molto crudi, molto realistici, sebbene ben nascosti nell'orchestrazione sinfonica. Ma questi aspetti appunto un po' più musicali, un po' più lirici, in questo romanzo vengono come compressi nei cosiddetti interludi, in quelli che la critica, da Gillian Beer, insomma, in poi ha definito interludi, che sono dei brevissimi poemi in prosa, tutto sommato, sono delle poesie in prosa che fanno da avvio, in qualche modo, ai capitoli, e che riportano proprio un certo tipo di dettato, che era quello che c'era in The Waves. Alle volte addirittura ripropongono delle immagini puntuali che c'erano in The Waves, quindi dichiarano in maniera molto, molto netta una filiazione, un rapporto con l'opera precedente. Però non è un caso che questi interludi rimangano molto limitati, confinati all'inizio dei capitoli, mentre per il resto il capitolo si sviluppa in maniera completamente diversa, con una prosa molto più realista, con un dettato molto più realista, con parole che vanno anche in certi punti fino al basso corporale. Però quello che succede anche nel corpo dei capitoli è che Virginia Woolf non rinuncia completamente alla ripetizione di una serie di cluster lessicali, a una certa appunto, sì, ripetizione di espressioni, di parole, di sintagmi e così via, che alle volte riguarda un unico personaggio, molto più spesso invece suggerisce il rapporto fra i personaggi e il fatto che la loro identità si costruisca linguisticamente. Quello che ho cercato di fare perciò è stato in qualche modo rispecchiare quello che la stessa Virginia Woolf ha tentato di fare, che secondo me ha fatto in maniera meravigliosa in questo romanzo, cioè proseguire su due binari paralleli, due binari paralleli, e quindi da una parte le ripetizioni, il dettato più lirico degli interludi, che appunto ho cercato di rendere in maniera un po' più con una prosa più preziosa, se vogliamo, in italiano, dall'altra invece quello più realistico, più crudo, più basso anche, che c'è nei capitoli, che poi rappresentano il 90% del romanzo. Quindi ecco, è stato fondamentale rendermi conto che appunto, anche grazie poi agli studi eccellenti che sono stati pubblicati su questo romanzo, ho sottolineato come il romanzo inizialmente fosse molto più slegato, sconnesso, se vogliamo. Questa era una delle ragioni di cruccio di Virginia Woolf nei mesi precedenti, nei terribili mesi precedenti alla pubblicazione nel
nel 37, ma che poi appunto negli ultimi mesi, durante le ultime revisioni, Virginia Woolf ha provato, riuscendoci chiaramente, a aumentare questa, a ispessire questa tessitura lessicale per lo più, ma non solo stilistica, che in qualche modo rende il romanzo un pochino più, più coeso dal punto di vista testuale. Ecco, questo che mi hai appena spiegato credo abbia proprio a che fare con quello che dicevi prima, cioè il contesto in cui si traduce. Tu traduci alla luce anche di una serie di saggi, studi, lavori che sono stati fatti sul romanzo e che da un lato complicano il lavoro, perché ovviamente non puoi ignorarli nel momento in cui decidi quale termine usare, e dall'altro in qualche modo però lo rendono migliore, perché lo rendono più informato quantomeno, quindi ovviamente insomma diciamo una doppia responsabilità. No, ma poi la traduzione è innanzitutto interpretazione, quindi insomma è un altro modo di scrivere, certo. Di insomma, quindi no, sarebbe assurdo porsi davanti a un classico in maniera forzatamente ingenua, quando ingenui non lo possiamo essere più. Assolutamente, insomma. Chiaramente. Se, e questo tu non lo fai, cioè la tua curatela di questo romanzo fa anche questo, cioè questa lunga postfazione che fai, poi di fatto è di grande aiuto al lettore, alla lettrice, per arrivare a un romanzo che appunto, come dicevi, non era più sul mercato come La signora Dalloway, Alfaro, Orlando, che comunque sono titoli che si vendevano con più frequenza. Questo era sicuramente un titolo che tendeva a essere più dimenticato, no? Quindi questa postazione era effettivamente necessaria. Però tu fai un'altra cosa nella tua curatela, cioè decidi di aggiungere anche i Two Enormous Chunks, così li chiama Leonard Woolf, cioè i due pezzettoni, come li possiamo chiamare, che Leonard aveva convinto, discusso, e l'aveva fatti tagliare, esatto, con Virginia, decisero di tagliare dal romanzo, invece qui sono presenti per la prima volta in italiano. Anche qui, esatto, chiedi. Sì, ho cercato disperatamente, ma sì, credo sia la prima volta, ma anche in inglese sono molto rari. Sì, perché infatti è solo nell'edizione che appunto cura la storia editoriale. Senti, chi decise di fare questa aggiunta? Fu una tua decisione? Come l'ha presa l'editore? Fu del tutto una mia decisione, perché volevo farmi pagare di più, quindi te lo dico. No, fu del tutto una mia decisione, e non è una decisione che presi a cuor leggero, insomma. Sì. Perché, diciamo, da un punto di vista della... come postazione critica, insomma, io credo che ciò con cui ci dobbiamo confrontare da lettori, da traduttori, da interpreti, è soprattutto il testo che ha finora parlato ai lettori, in qualche modo. Quindi, come per esempio, condivido l'idea, la base della traduzione, ad esempio, di Enrico Drenoni, dell'Ulisse di Joyce, di basarsi sul testo più comune dell'Ulisse, non in particolare sull'edizione, diciamo, filologicamente rivista degli anni '80 da Gabler. Stesso discorso per me per quanto riguarda i classici: tendo a prediligere la versione che è arrivata fino a noi, che è stata più letta. Non per parlare sempre di Oscar Wilde, di The Importance of Being Earnest, ma anche in quel caso, ad esempio, anche lì ci sono due versioni, una delle quali ha comunque una certa diffusione, ma che ho comunque ignorato, perché non è la versione in tre atti che Wilde aveva, come si dice, con una parola che non mi piace, ma licenziato per il teatro. In questo caso però il discorso era un pochino diverso. In questo caso c'era da una parte una decisione autoriale da parte di Virginia Woolf, che è stata molto molto combattuta fino all'ultimo. Come dici stesso tu, è stato praticamente Leonard alla fine a
prendere negli ultimi mesi, se non sbaglio, a marzo, e poi il romanzo viene pubblicato a settembre del 37, non vorrei sbagliare, ma insomma stiamo parlando davvero degli ultimissimi mesi di redazione e di editing in qualche modo. Quindi una decisione innanzitutto presa in maniera molto, molto difficile, molto combattuta da parte di Virginia Woolf. In secondo luogo si tratta di due brani che sono fondamentali per far capire una delle direzioni che è il romanzo, e cioè quello di estendere il più possibile il diritto alla parola, in qualche modo, il diritto alla parola romanzesca, in qualche modo, e quindi che hanno come protagonista, ad esempio, la donna di servizio, ecco, della, sì, famiglia, certo. Della famiglia Pargeter, la maggiordoma, in qualche modo, insomma. E quindi, che è una delle, appunto, delle direzioni, una delle idee principali di Virginia Woolf quando comincia a scrivere questo romanzo, e che è un'idea che possiamo cogliere in filigrana, io forse lo scrivo anche nella postfazione, che possiamo cogliere in filigrana anche all'interno del romanzo stesso, in cui c'è un punto bellissimo in cui Eleanor si trova a far visita a un tenement, essenzialmente a una casa popolare, in cui intanto si reca appunto per fare, si reca, che brutta cosa, no? E quindi tanto va in questa casa popolare per fare da brava donna vittoriana, per dare una mano ai poveri. A un certo punto, vedendo che i bambini, se non sbaglio, giocano nel retro, in una parte della casa che non le, la quale lei non può accedere, dice proprio quello che secondo me in qualche modo è una specie di dichiarazione poetica di Virginia Woolf stessa, insomma. Ah, chissà che fanno lì dietro, peccato che non ci posso andare. E di fatto noi abbiamo pochissimi insight, pochissime occhiate in questo mondo che alla classe sociale di Virginia Woolf e dei Pargeter è tutto sommato nascosto per la maggior parte del tempo. Quei due Enormous Chunks, in particolare il primo, invece rivelano proprio un tentativo di Virginia Woolf di entrare in quel mondo, di descrivere la vita di persone, di classi sociali che erano distanti da lei. Quindi in questo senso, anche proprio perché si tratta di un romanzo corale, di un romanzo dispersivo per certi versi, mi sembrava interessante anche riproporle, e poi però chiaramente riproporle come appendice, come hanno cominciato a fare ad esempio la Oxford Classics, Oxford World Classics, proporle come una via non presa del, sì, romanzo. Io non intendo rimetterle, no, nel, certo, romanzo, chiaramente, sì, no, come appunto, perché il discorso su The Important Being Earnest è interessante proprio per questo, perché fino a un certo punto le due versioni vanno quasi assieme, ci sono dei film, delle rappresentazioni teatrali che prendono le scene cancellate a Wilde e le inseriscono. Probabilmente, cosa è comunque un po' discutibile. Però scrivi una cosa proprio a proposito di quello che hai appena detto, ti cito, perché scrivi che è chiara in Woolf la volontà di limitarsi agli aspetti della società lei più noti e perciò più facili da rappresentare. Di conseguenza, che è una cosa che poi fanno tutti gli scrittori che usano un po' di intelligenza, no? Cioè scrivere di ciò che non si sa non sempre è consigliabile. La stessa Jane Austen non ci fa mai entrare nelle stanze degli uomini, perché lei non c'era mai entrata, quindi non sapeva di cosa parlassero gli uomini nel fumoir. Quindi di conseguenza ciò che succede dietro le porte o all'interno delle coscienze di chi appartiene alle classi più basse è per lo più nascosto al lettore. Questo atteggiamento, spesso preso a torto per snobismo, risulta invece probabilmente da una preoccupazione di ordine più formale, stilistico che politico, dal fatto che Woolf ritenesse di non essere in grado di riprodurre in modo adeguato certe voci e certe inflessioni. Ecco, questa tua riflessione trovo che ribalti uno stereotipo che spesso si usa con Woolf, e lo faccia in modo anche abbastanza documentato, no? Cioè i due Chunks dimostrano che lei ci provava, però sentiva di non farlo bene come il resto. Sì, sentiva di non arrivare, cioè si vede proprio per questo ho citato quel brano di Eleanor che
appunto un po' forse contraddicendomi, è in qualche modo la protagonista mancata, perché poi questi romanzi corali, modernisti, come lo stesso Ulisse di Joyce, come Manhattan Transfer di Dos Passos, come questo, come The Waves, hanno sempre una larva di protagonista, qualcuno che avrebbe potuto occupare il centro del romanzo, ma per qualche motivo non ci riesce. E per questo ho citato quel brano di Eleanor, perché mi sembra proprio che in quel momento Virginia Woolf faccia da ventriloquo al personaggio, in qualche modo dichiari una propria struggente, per certi versi, incapacità. Sì. È quello l'aspetto che, traducendo questo romanzo, mi ha anche poi invogliato a introdurre quei due pezzettoni, insomma, è proprio che si ha l'impressione concreta di una sofferenza, in qualche modo, da parte di Geoff, per non essere in grado, per dover restare in questo cliché della donna, tra virgolette, della upper class inglese, alla quale qualcosa sarà sempre nascosto. Certo. Sarà sempre. È chiaro che noi possiamo ribaltarla questa cosa, cioè non troviamo i nobili in Joyce, insomma, però lei lo viveva in maniera molto, da quello che traspare, dalle lettere anche, ma anche da questo romanzo in particolare, ecco, sì. Quindi questo mi interessava, oltre al fatto che poi, essendo così due brani così rifiniti, peraltro, dopo 7 anni di stesura del romanzo, arrivati praticamente al livello più alto, diciamo, di labor lime che Virginia Woolf poteva impiegare, mi sembrava davvero proprio un peccato che i lettori italiani non potessero assaporare. Certo. Ma ripeto, come viene un prese, non sì, come... Sì, sì, chiaro, ma emerge molto, molto bene, insomma, così sono... Infatti credo adesso... No, il corpo, il carattere è lo stesso. Sì, il carattere è lo stesso. Non è una scelta mia, quella. Avresti scelto un carattere sicco. Forse sì. Senti, Leonard lo definì the worst book she ever wrote. Invece New York Times lo inserì nei 10 romanzi più di successo dell'anno in cui uscì, perché vendette anche 40.000 copie, cioè un record. Il più grande successo commerciale, credo. Assolutamente, il più grande successo commerciale. Tu spieghi che in parte è dovuto, insomma, alla fama che lei, alla popolarità che stava acquisendo, che era sempre maggiore in quegli anni, e anche al fatto però che venisse presentato come romanzo di famiglia, no? Quindi dice, c'è un richiamo alla saga dei Galsworth, alla saga dei Forsyth di Galsworth, che probabilmente il pubblico sperava di leggere qualcosa di simile, e si ritrovava. Niente di più sbagliato. Esatto. Senti, come si presenta? Cioè, sei responsabile di questa copertina, che anche questa copertina trovo che, per quanto esteticamente bellissima. Però, tanto che possiamo dirlo, anche se oggi è una giornata torrida e proprio l'idea di prendere il plaid, come dire, 2 anni dopo l'uscita del romanzo, esce, questo lo facciamo vedere a tutti i... Anche dopo, in realtà, non credo, forse 2018, perché... sì. Fine 2018, inizio 2019. La copertina del libro diventa un gadget, sì. Invernale, giusto per la strada. Senza il nome del traduttore. Senza il nome del traduttore. E diventa un gadget che si può ottenere acquistando 2 tascabili, sì, feltrinelli, mi sembra 2, perché sì. L'ho preso anch'io, ovviamente. Quindi una copertina assolutamente piacevole alla vista, ma che, almeno a mio parere, non so cosa, però mi interessa sapere cosa ne pensi tu anche in qualità di curatore, rischia di sviare i lettori da quello che è il romanzo. Devo dire che sono cattivo giudice di questa copertina, nel senso che a me piace molto, innanzitutto.
Piace molto sia nella versione copertina che nella versione coperta. Capisco quello che intendi, nel senso dà un'impressione un pochino romanticheggiante in qualche modo di Virginia Woolf. In qualche modo, secondo me, rischia anche di, non vorrei essere troppo greve, però in qualche modo fa pensare alla questi fiori che nascono da un corpo umano, in qualche modo mi fanno pensare a un immaginario mortuario quasi, devo dire la verità. E quindi, e appunto, forse un po' romantico e lirico rispetto a quello che il romanzo poi effettivamente rappresenta. Io apprezzo molto di più non questa copertina, che non capisco per nulla, c'è una donna, nella copertina Oxford Classics, c'è una donna dell'alta società impegnata in faccende non ben chiare, quadro post-impressionista direi, intitolato semplicemente Woman in an Interior, ma la copertina della Penguin vedo molto più, mi sembra molto più adeguata, perché rappresenta una città cubista, essenzialmente, sì. Una rappresentazione cubista di Londra, se non ricordo male, e secondo me molto più adeguata, visto quanto questo sia innanzitutto un romanzo urbano. Sì. Urbano, sì. Un romanzo molto urbano, un romanzo in cui le case hanno un peso fortissimo, le stanze, c'è cioè un'espressione meravigliosa in The Waves, it depends so much upon the room. E in questo romanzo senti fortissimo il peso delle stanze, il peso delle divisioni, un po' come succede in quell'inizio meraviglioso di The Last September di Elizabeth Bowen, in cui le varie stanze, i vari punti della casa acquisiscono una forza di personaggi quasi, tanto da far perdere in qualche modo quasi traccia dei personaggi in carne e ossa, dei personaggi umani. Questo succede tantissimo in questo romanzo in cui Londra è presentissima, è molto, molto forte, anche se è una Londra sempre un po' straniante. In alcuni momenti ci sono delle descrizioni che io ho provato a in qualche modo a verificare a Londra, quella di St. Paul, sì, forse te ne ho già parlato, insomma, sono descrizioni sbagliate, però sono realizzate con una tale attenzione al dettaglio che finiscono per avere una forza espressionistica, appunto, più che realistica, più che puramente denotativa, ecco. E quindi sì, ecco, sono molto combattuto, nel senso che questa, sì, è una copertina bellissima. Sono d'accordo, no? È bella e sicuramente attira il profilo di Woolf, è ormai un marchio di fabbrica. Hanno avuto ragione loro, perché ha venduto molto, sì, questa, ecco, questa, è una questa, cosa che mi questa edizione. Hai qualche dato, quindi è andato bene? L'ultima volta l'ho chiesto, avevano superato le 4.000 copie, ma stiamo parlando di più di un anno e mezzo fa, insomma, quindi per un classico insomma, non è... Sì, poi è un classico non inserito nei consueti piani di studio del liceo, sì, non è al faro, ecco. Colleghi di buon cuore. No, a proposito... No, poi secondo me, scusami, giusto per concludere, secondo me la questione tra autore e anche il curatore ha raramente voce in capitolo sulla copertina. In questo caso ho scelto la quarta di copertina, sì, ho scritto la quarta di copertina, questo sì. Però ecco, secondo me hanno avuto ragione, per quanto sia d'accordo con te che tradisce molto lo spirito del romanzo, probabilmente era un modo giusto per avvicinare il lettore comune, esatto, tra virgolette, sì, di Virginia Woolf, senza poi, non è esageratamente lirica, peraltro. No, no, ma infatti secondo me più che tradisce, diciamo che prendendo, cioè,
guardo questo romanzo, questa copertina, mi aspetto qualcosa di diverso, ma non tanto, però non, non la vedo come non un... sì, no, certo. Fra l'altro questo rimando al fiori che crescono sulle cose, sulle persone, non so se hai visto il film Vita e Virginia, ma è un espediente a cui ricorre il regista, fa... proprio, cioè fa crescere a un certo punto, sì. Virginia Woolf ha queste visioni in cui il verde cresce sugli oggetti, sulle cose, sulle persone, quindi è effettivamente un'idea che arriva da lì, che io, devo essere sincera, non avevo collegato, ma adesso che me lo dici vedo la... Ma poi c'è anche un'altra cosa, adesso che ne parliamo un altro po', mi viene in mente un aspetto fondamentale, in realtà, del romanzo. Tra l'altro, diciamo, l'illustrazione che... bellissima, sì. Che in realtà è uno stile che Feltrinelli ha usato anche per altri romanzi poi in quegli anni, credo non lo faccia più tanto, è di Carlotta Cogliati, perché come è giusto citare giusto, i traduttori, sì, insomma, bisogna citare anche i grafici. E quindi comunque la ringraziamo perché no, è bellissima. Cioè, sulla bellezza nessuno discute. C'è un aspetto che secondo me è, questa copertina non so quanto consapevolmente chiaramente, ma sicuramente richiama il romanzo. Questo romanzo parla della caducità, della finitudine, in qualche modo. Il romanzo in cui i protagonisti sono letteralmente ossessionati dalla morte, ossessionati dal fatto che le cose possano finire, ossessionati dall'invecchiamento anche. Cioè, sempre Eleanor in una scena... una scena nella seconda metà del libro, insomma, una donna di mezza età, non sposata, insomma, si sarebbe detto in tempi meno politically correct, una vecchia zitella vittoriana, ma insomma, tutto fuorché vecchia nello spirito, in pullman a un certo punto, in qualche modo ha una rinnovata consapevolezza della sua età e dice: io che mi ritengo sempre la più giovane nel pullman, la più giovane sull'autobus, anzi. E questo è uno dei momenti in cui appunto l'ossessione verso il fatto che le cose finiscano, il romanzo parte con una morte, la morte della madre, della famiglia Pargeter, prosegue con l'enorme difficoltà che i vari personaggi provano nel distaccarsi dalla casa paterna, nel distaccarsi dalla magione in cui erano nati, e l'enorme difficoltà con cui affrontano i cambiamenti storici, la fine dell'impero inglese, attraverso soprattutto dei rimandi, visto che abbiamo parlato di Elizabeth Bowen, dei rimandi alla situazione politica in Irlanda in particolare, appunto nelle prime colonie, che certo. Di fatto si stacca dall'impero britannico, fino poi a dei riferimenti allo shock, che non è lo share shock di Septimus, cioè del soldato che torna dalla Prima Guerra Mondiale, ma è l'incapacità di adeguarsi alla vita urbana di chi viene dalle province più lontane dell'impero, come North, che è uno dei personaggi più affascinanti forse dell'intero libro. Fin poi appunto all'inizio, siamo nel 37 quando Virginia Woolf pubblica il romanzo, al momento in cui le varie dittature europee cominciano a mostrare la loro faccia più cruda, più antidemocratica, insomma, quindi con vari riferimenti più o meno espliciti, in particolare a Mussolini. Quindi, ecco, mi sembra che adesso forse ho deragliato un pochino, però ecco, questo rimando, che io non posso fare a meno di vederlo come un rimando alla morte, ma un rimando in qualche modo anche al modo che ha la terra di riprendersi, di riprendersi le cose, riprendersi la vita umana, è qualcosa che c'è sempre nel romanzo, c'è in continuazione il romanzo, un romanzo in cui gli oggetti hanno una vita
tragicamente indipendente dagli esseri umani. Attraversano le generazioni della famiglia quasi intatti. Mm-hmm. E questo, per i pochi personaggi che se ne rendono conto, è una rivelazione tragica e struggente, insomma. Quindi, diciamo, ecco, più la guardo, più la rimango. Sì, hai ragione. Quindi abbiamo fatto anche critica artistica dell'immagine. Sì. Un'ultima domanda, cioè quando è uno studioso, un ricercatore o una ricercatrice, ovviamente, a tradurre un classico, si crea anche l'opportunità, quando si può, di riproporre poi il proprio lavoro agli studenti o alle studentesse, no? Cioè, hai intenzione di usare questo tuo lavoro, questa tua esperienza in classe, o ne userai altri, o non ti piace usare i tuoi lavori perché... No, non ho nessun problema, diciamo, nell'essere usato in realtà dai miei lavori per le lezioni, per illustrare certi principi, insomma, no, mi è capitato abbastanza spesso insegnando traduzione per il Master a Torino oppure anche per altri ambiti di fare riferimento a quello che determinate scelte che avevo preso per questo romanzo, ecco, no? Anzi, credo sia fondamentale, perché comunque sono gli unici casi in cui abbiamo presente, tranne nei suoi aspetti più inconsci forse, ma abbiamo presente più o meno tutta la trafila. Nel mio caso poi io sono abbastanza ossessionato dall'archiviare le varie stesure, ad esempio, della traduzione. Anche gli studiosi del futuro te ne saranno molto ma grati. Ma poi tanto cancellerò tutto. Brucerai le nostre nelle sue case. Brucerò l'hard disk, sarà molto meno affascinante per me come immagine e potenzialmente pericoloso, inquinante. Però, insomma, essendo dotato di una scarsa memoria, tendo a lasciare molte tracce scritte, quindi sì, ho una serie di file che poi mi aiutano anche per le lezioni, per incontri come questo. Ed è un modo poi per dare un'ulteriore vita e respiro a un romanzo, quindi... E per pentirsi delle scelte fatte. E certamente, quello sì, quando si mette in conto. Benissimo, ringrazio Antonio Bibbo per avermi concesso il suo tempo e avermi aperto i suoi segreti e i suoi pensieri, e ci incontriamo alla prossima occasione. Ciao.